Allora, mi chiamo Cleto Munari, sono nato a Gorizia, perciò sono friulano, e però per i miei anni, diciamo che dopo 8-10 anni sono dovuto vivere a Vicenza a casa dei nonni materni e mi considero un vicentino di adozione. Si stava meglio quando si stava peggio, la verità. Io ricordo ancora Vicenza quando c'era un unico tram che partiva da dietro il Duomo di Vicenza, l'unico tram, e che arrivava fino in Viale Verona, praticamente questo è l'unico mezzo di trasporto, poi c'era a piedi. Anche allora c'era una periferia che non era molto eclatante, che non era molto bella, ma diciamo che oggi, in questo caso, è peggiorato molto e questo dipende molto dai comuni, dal sindaco, dagli assessori, alla cultura, all'urbanistica, che vengono fatti certi schifezzi, insomma, ecco. Ma questo non è solamente qua, purtroppo, a Vicenza. Questo c'è a Padova, forse a Verona, e forse una delle città della periferia, no? Non amo molto questa strada, in caso. È fatto di capannoni, capannoncini, praticamente, di rondò, praticamente un po' con questi di grandi magazzini per mangiare, per i vestiti, robe di questo genere. Non mi piace molto, non l'amo molto, insomma. Ma come dicevo prima, questo non succede a Vicenza, succede un po' dappertutto, insomma, queste sono le periferie, insomma, è la colpa di chi gestisce la città, insomma, che succede questo. Il graffito, se è bello, per continuare un'opera d'arte. E io amo, piuttosto di vedere certe schifezze di case, tutte grigie, fossero date di colori o fosse riempite di graffiti, per me sarebbe una cosa anche molto importante. I graffiti, se sono belli fatti bene, io darei spazio a questi giovani artisti di strada a fare queste cose che più che imbrattare i muri decorano praticamente l'ambiente e lo rendono vivo, più interessante. La prima volta che sono stato in America risale a fine del 1950, quando che nell'America ci si metteva, dico, 30 ore, roba di questo genere, che c'erano ancora gli apparecchi ad elica. E lì mi ricordo che con degli amici siamo andati a darle in giro a destra e a sinistra e vedevamo questi graffiti che erano già allora molto belli, erano delle opere d'arte, non erano dei così. Per conto mio, forse ad uno dei primi, ho lavorato con Ettore, prima con Carlo Scarpa, poi con Ettore Sozza. Sono stato il primo che ha pensato che il mondo dell'arte potesse essere associato al mondo del design. Allora, avvicinare praticamente il design all'arte sarebbe una cosa molto interessante. Trovo che questo qui sia molto divertente, anche molto bello. Poi, per quanto ritorno al discorso di murale, io ritornerei chiaramente a chiamare di gente che fanno il murale, che siano bravi, magari anche pagandoli, e riempire spesso queste case tristi, grigie, praticamente, che esistono, che ci sono, insomma, però danno un po' di colore. Ma purtroppo è una scelta di vita di certe persone che fanno questo lavoro, insomma, però spesso oggi questi graffitari degli anni 80-90, oggi sono tanti personaggi importanti del mondo dell'arte, non fanno più graffitare, ma fanno pittura su tela e vendono delle cifre che sono praticamente, vi parlavo prima di questo che ho conosciuto adesso, con cui collaboro, questo Cucoro, che lui vende le sue opere, praticamente le vende, che sono poi astratte anche, e le vende sulle 80, 90, 100 mila euro, insomma, ecco, è diventato un grande personaggio del mondo dell'arte. Io non sono un architetto, non un urbanista, io vado praticamente alla sensazione. E il discorso di cambiamento della città,
io parlo già negli anni 60-70, frequentando la New York circa addirittura 6-7 volte all'anno, diciamo che restavo un mese e mezzo in Italia, poi passavo 15 giorni a New York. E lì nascevano i primi graffitari praticamente che riempivano le strade, le recinzioni dei nuovi stabilimenti, dei nuovi fabbricati, praticamente questi murali. Che la gente, c'è stata gente che li fotografava e ha fatto dei libri fantastici ed erano meravigliosi. Addirittura facevano allora a New York negli anni 65 dei tour col pullman per accompagnare la gente a vedere i graffiti più belli di New York. Perciò c'era anche lì un valore aggiunto in qualche maniera. Pensare a questa strada che adesso è tortuosa, questa che va qua. Io mi sono interessato al suo tempo, mi sono interessato all'arredo urbano di Napoli, che l'ho fatto insieme con Mendini. Poi ho fatto la Roma Fiumicino di illuminazione, che sono 50-60 km, in cui ho preso 3-4 premi internazionali. Però io non sono mai stato neanche un designer, perché io comincio io sono un mestierante in qualche maniera, no? Non so se conoscete Venezia, come si chiama, e Murano, i vetri Murano. Ci sono i ragazzini che fanno, si chiamano serventini, che aiutano il maestro a portare il vetro e a fare il maestro. E il maestro continua a essere maestro, i serventini continuano a essere serventini. A meno che i serventini non crescono, possono essere, diventare essere serventini tutta la vita. E io, diciamo che il mio lavoro con Carlo Scarpa e con Ettore Sotto è stato essere quello un po' il serventino in qualche maniera. Ecco, dopo ho imparato forse perché c'ho nel DNA, anche perché io inizio questa attività a 45 anni, prima mi interessavo d'altro. E adesso dovrei essere in pensione già da 20 anni, ma continuo a lavorare. Continuo ad avere forse la facilità più adesso di allora. Allora imparavo, curiosavo. La capacità più adesso di allora di disegnare, di fare delle cose.